Dylan Dog numero 177, il discepolo. Eravamo rimasti. Calma adesso, stai esagerando. E tu? Chi ti credi di essere? Per favore, Dave, Dylan. Ma sì, continuate pure, io levo subito il disturbo. No, dove vai? Aspetta. Mi spiace, Elena. Deve aver ragione, mi sono lasciata coinvolgere in questa assurda storia come una ragazzina. Non ne avevo il diritto. Sì che ce l'hai. Tuo figlio non può condizionare a suo piacere la tua vita. Io non ho una mia vita. Io non ho più una mia vita. Vron, vron. Addio, Dylan. Quando Nora si metterà a urlare perché ho fatto tardi al club anche stanotte, sarà meglio che io non apra bocca. Perché se sente l'alito è la volta che mi uccide, mica male col whisky. Beh, forse ho un po' esagerato, ma lo reggo bene. Crack.